Tutti in piedi. Sì, oggi tutti in piedi e pronti ad applaudire, perché c'è da fare un grandissimo applauso a lui. Come chi è lui? Lui è Sergio Boccadutri, parlamentare della Repubblica Italiana, già esponente di Sinistra Ecologia e Libertà, poi confluito nel PD renziano. Sergio Boccadutri merita un applauso. Perché? Perché ha risolto uno dei problemi più grandi del nostro paese, perché ha consentito davvero al nostro paese di fare un passo avanti, perché ha permesso a tutti noi, cittadini italiani, di essere un po' più forti e più liberi. Non più ricchi, e capirete perché. Sergio Boccadutri, infatti, è il firmatario del disegno di legge, di un DDL appunto, che prevede una soluzione immediata per un problema assillante. Qual è il problema? Allora, a luglio dell'anno scorso il Parlamento, i presidenti, gli uffici di presidenza delle Camere hanno bloccato il risarcimento, o meglio, il rimborso delle spese ai partiti sostenuti nel 2011, 2012 e 2013, anzi in particolare quelle del 2013. Li hanno bloccati perché non erano stati verificati i conti, non erano state verificate le note spese, insomma, non si sapeva se questi soldi fossero stati realmente spesi. Eppure abbiamo fatto un referendum per il finanziamento pubblico ai partiti, già, ma questo no, non è finanziamento pubblico, qui si parla di rimborsi per le spese elettorali, per il mantenimento dei gruppi, insomma, soldini che servono a gestire, come dicono loro, l'attività politica, ad avere spazi di democrazia con i soldi nostri, però tante erano stati bloccati perché non sono state verificate le note spese, si era addirittura dimessa la commissione incaricata della verifica delle note spese e quindi quei soldi non potevano essere erogati. Che ha pensato Boccadutri? Ha deciso di presentare un DDL con il quale si prevede che anche senza la verifica i soldi possano essere concessi. Bene, è passato in un attimo. Solo il Movimento 5 Stelle ha votato contro, gli altri tutti a favore. Ovviamente qualcuno si è astenuto, ma di qualche gruppo minore. Perché abbiamo provato anche con le Boccadutri card firmate da Renzi. Per favore, assistenti. Ma non funzionano. Per favore, assistenti. Non funzionano. Allora, i soldi che derubate stasera senza una pezza d'appoggio. Presidente del Consiglio. Prego. Significa che, e qui richiedo l'applauso, grazie a Sergio Boccadutri. Adesso si spartiscono 45 milioni e mezzo di euro, 45 milioni e mezzo di euro di soldi nostri. Per le spese, per il mantenimento dei gruppi, e abbiamo votato per il finanziamento pubblico ai partiti da abolire. 45 milioni e mezzo. Applausi a Boccadutri. Viva l'Italia.